Mi sono domandato tante volte come mai l'acqua del mare è salata, mentre l'acqua dei fiumi che si versano nel mare non lo è, e nemmeno la pioggia che cade dal cielo è salata. Non ho mai trovato una risposta e mi faccio di nuovo questa domanda mentre, risvegliato dal vento dopo un lungo sonno, sto seduto sulla costa sassosa di questa terra che dovrebbe essere Itaca, ma che ora non riconosco. Mi guardo intorno smarrito perché non riconosco né la costa sassosa, né questa terra arida coperta di alberi spogliati dai venti marini, né l'orizzonte delle montagne, né questo cielo color del mare. E mi domando ancora da dove vengano questi frammenti di pietra rossa e porosa, portati qui dalle spiogge che scendono a precipizio lungo la montagna. Ogni temporale c'è un pezzetto di mondo che se ne va, portato in mare dall'acqua che trascina giù terra e sassi, che scava fossi e mette a nudo le radici degli alberi. A un certo punto scompariranno le isole e le montagne e colmato di terra il mare diventerà una grande pianura. Ciao a tutti e benvenuti a questo video in cui un po' a coppia vi parlerò del secondo poema omerico che chiude un po' il ciclo che avevo cominciato l'anno scorso con la lettura dell'Iliade, ovviamente l'Odissea di Omero, una specie di nuova narrazione della parte finale dell'Odissea che è il classico Itaca per sempre di Luigi Malerba. Classico, non lo dico soltanto io, ma anche la Mondadori nel momento in cui decide di collocarlo e di pubblicarlo nella collana ai classici Oscar Mondadori. C'è sempre grande imbarazzo nel parlare di un classico fondativo della narrativa occidentale come è l'Odissea, beh, come lo era ancora l'Iliade. Io devo dire che ho sempre professato di preferire l'Iliade all'Odissea e di non aver mai amato tantissimo il personaggio di Ulisse. Questo giudizio non soltanto era affrettato, ma era di fondo disonesto e vi spiego perché. La colpa è sicuramente in parte mia, ma non solo. C'è una grande responsabilità da parte della scuola italiana. Di solito i poemi omerici si studiano alle medie. E mi confermano i miei genitori che sono di generazione piuttosto in là nel tempo, che un tempo questo studio era fatto sui testi integrali. E questo io l'ho visto anche poi al liceo perché mi ricordo chiaramente che il classico, e la fece anche mio fratello che ha più di 10 anni di me. Quando si studiava la Divina Commedia si faceva una cantica per anno del triennio e si studiava integralmente, si facevano tutti i canti. Quando arrivai io si faceva già una lettura selezionata dei canti e sì, sempre una cantica all'anno, ma con lettura selezionata dei canti e per il resto si studiava tipo in riassunto, cioè si studiava sul testo alcune parti che si ritenevano importanti, fondamentali. Allora, questo è un destino che ha seguito anche il mio studio dei poemi omerici all'epoca, quando li fece le medie. Si mandò a memoria il proemio dell'Iliade nella versione del Monti, canta mio diva del pelide Achille, l'ira funesta, che infiniti addusse l'utili Achei, eccetera, eccetera, eccetera. Come vedete, qualche parte la ricordo ancora. Poi si studiò il contenuto tramite un riassunto del romanzo, qualche brano, l'inquadramento storico, questione omerica, eccetera, eccetera. E questo è quanto. Ahimè, questo è quanto. E per questo dico, il mio giudizio forse era un po' falsato, perché questo l'ho fatto già notare nel video delle letture di agosto, in cui parlavo brevemente della mia lettura dell'Iliade. Quello che ti raccontano a scuola può non corrispondere alla tua lettura, non perché ci siano grandi margini interpretativi in un testo come può essere un poema epico, ma semplicemente perché se te lo raccontano
Questo racconto può essere filtrato dalla sensibilità di chi te lo racconta, in questo caso il professore, ma anche da dei ricordi passati, perché comunque sono persone che magari hanno affrontato il testo nella sua interezza 20-30 anni prima e magari non ne hanno un ricordo molto chiaro. Quello che mi era passato da questo modo di raccontare i poemi omerici era sostanzialmente che Odisseo, scusate, perché sì, è vero che ormai il nome Ulisse è attestato nell'uso soprattutto italiano, perché è un nome che ha origini nella romanità, però il nome del protagonista è Odisseo. E allora, Odisseo sembrava il classico personaggio furbo, molto opportunista. Con grande controllo di ciò che faceva, sia delle persone che degli elementi, un po' il prototipo dell'uomo occidentale, per questo è sicuramente molto amato dalla letteratura e dalle persone in Occidente. Però questa impressione di Odisseo sostanzialmente è parziale e in gran parte errata. Allora posso dire senza timore, anche nell'onestà di correggermi, che l'Odissea, dopo averla letta integralmente con grande gusto, è tra i due poemi omerici il mio preferito. E capisco un po' anche qual è sempre stata la fondatezza della critica nei riguardi dell'Iliade. L'Iliade è un grande poema di battaglie, però si perdono quasi senza soluzioni di continuità per tutto la durata del romanzo, ci sono pochi momenti che si discostano dallo stile dell'epica classica per avvicinarsi più a una sensibilità moderna. Invece l'Odissea questo ce l'ha già. È sostanzialmente in tutto e per tutto un romanzo quasi di stampo moderno. Passatemi tra virgolette il termine romanzo, però il piglio narrativo, la narrazione a cornici, l'incalzante ritmo e il susseguirsi delle vicende è quasi quello di un romanzo moderno e quindi si legge godibilmente sia che si propenda per una versione in versi quale potrebbe essere quella di Rosa Calzecchionesti, che è quella pubblicata da Einaudi, che sembra, io non conosco il greco quindi è un giudizio riportato, che sembra quasi una delle migliori rese in italiano del testo omerico, sia quella che mi sono sostanzialmente letto metà e metà. Ho letto la Calzecchionesti quando ero a casa e la versione Garzanti, che è in prosa, quando ero in metropolitana, perché mi era più facile portare il volume nel Kindle, e come edizione Kindle c'è praticamente soltanto Garzanti e qualche altra schifezza varia. Compresa quella di Pindemonte, che per quanto può essere classica, sfido chiunque a leggersela con godimento, nel nostro contesto attuale. L'Odissea, quindi, per me si è rivelata una grandissima lettura e sono contento finalmente di aver riempito questa mia lacuna della mia prima adolescenza, dai tempi della scuola media. Una lettura che consiglio anche per godersi testi come quello di Malerba, la cui prima pagina ho letto come introduzione a questo video. Allora, per leggere e godere molto bene del testo di Malerba, bisognerebbe avere una rilettura fresca o quantomeno un ricordo molto chiaro degli ultimi libri dell'Odissea, perché Malerba ha fatto bene i compiti, si potrebbe dire. Malerba ha proprio ripreso passo passo tutti i momenti dell'Odissea, dal momento in cui Odisseo viene lasciato dormiente sulle spiagge di Itaca e non sa se quella è la sua madrepatria o meno. È un momento che è proprio quello richiamato nella lettura che ho fatto all'inizio video, e per arrivare ovviamente fino all'atto finale. Viene tralasciato un po' l'ultimo libro, da parte di Malerba viene tralasciato un po' l'ultimo libro, quello in cui una specie di piccola guerra civile a Itaca causata dal massacro dei Proci. Per il resto,
c'è veramente tutto in sequenza e ben rinarrato. Ma qual è la particolarità di Te Casa Ter Sempre, che ne fa veramente un classico che poco, forse poco conosciuto, ma che vale la pena di leggere? La particolarità è che la narrazione è a doppia voce. La voce di Odisseo, che vabbè, nel romanzo di Malerba è Ulisse, quindi chiamerò d'ora in poi Ulisse. La voce di Ulisse, che è in realtà quella che segue più fedelmente l'Odissea, la narrazione dell'Odissea, il punto di vista narrativo che si ha nel poema epico. E la particolarità è proprio nella seconda voce narrativa, che è quella di Penelope. Allora, il punto fondamentale di Itaca per sempre è che Penelope, e questa è una particolarità che ha fatto un po' anche discutere nel passato, no? Nella critica dell'Odissea, ma com'è che Odisseo sbarca a Itaca, si fa riconoscere da Telemaco, che però non l'ha mai visto nell'età della ragione e non ha ricordi di lui. Lo riconosce la vecchia nutrice, lo riconosce il cane Argo e poi ci resta. Lo riconoscono tutti, tranne Penelope, che è la sua sposa e che dovrebbe conoscerlo forse meglio di tutti gli altri. E da questa piccola contraddizione, che dovrebbe anche dirci tanto della considerazione della donna all'epoca in cui fu stesa l'Odissea, Malerba parte proprio da questo presupposto. Penelope riconosce Odisseo, Ulisse, ma vedendo quanto Ulisse è malfidato nel non rivelarsi a lei, perché come nel poema, anche nel romanzo di Malerba, Ulisse si cela per riuscire a capire le intenzioni delle persone, ma anche se Penelope gli è stato fedele, insomma, da questa mancanza di fiducia fortissima, una persona che l'ha aspettato per 20 anni, Penelope se ne risente, sta al gioco e fa finta di non riconoscerlo, fino al punto in cui, verso la fine del romanzo, arriva davvero a negare che lui sia Ulisse, e addirittura insinuando un dubbio che prima non c'era nel cuore di Telemaco. Insomma, è un grandissimo romanzo psicologico che gioca moltissimo con la letteratura, e questa è una cosa che io adoro, perché forse lo sa già chi mi ha seguito dall'inizio e forse oltre l'inizio, quando ancora tenevo i miei blog scritti. Io adoro moltissimo gli autori che giocano con la letteratura altrui. Ho adorato tantissimo il grande Manuel Sargassi, perché era un presupposto prequel di genere, anche se non lo è propriamente detto. Si vede il mio video, chi vuole, su Gin Rhys. Ho adorato Anno Dracula di King Newman, perché giocava non soltanto con il mito, con la mitologia di Dracula, ma anche con tutta la letteratura vittoriana. Insomma, a me piacciono tantissimo i romanzi che giocano con la propria materia. Itaca per sempre lo è, però è anche un bellissimo gioco tra le parti, tra uomo e donna, ed è, senza voler esagerare troppo, un romanzo femminista, prende moltissimo dal punto di vista di Penelope, e devo dire che Malerba, pur essendo uomo, è stato molto abile nel riconoscere un punto di vista femminile, a metterlo su, farlo parlare attraverso la voce di una donna. A parte questo, poi Malerba, io ho letto soltanto questo romanzo di Malerba, però è una penna assolutamente fine, quindi è tanto di meglio se all'idea geniale si accompagna una grande penna. Però, se non avete ricordi freschi dell'Odissea, è quantomeno consigliabile. Sto dicendo quasi un'eresia, perché si accompagna quasi alla critica che ho fatto all'inizio. Quantomeno rileggetevi molto bene un riassunto dettagliato su Wikipedia degli ultimi libri dell'Odissea. No, rileggetevi l'Odissea, se non proprio integralmente, gli ultimi libri, e poi andate a leggere Itaca per sempre per vedere l'abilità con cui Malerba ha trattato di questo poema con amore,
con radicalità, ma con grande amore, con grande attenzione.